E allora eccoci qua, una buona serata nuovamente, una buona serata ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Apriamo questa serata di TV7 Match affrontando la figura di Pio XII. La ricorrenza è il 9 ottobre del 1958, quindi 62 anni fa, quando appunto Pio XII muore. Però Pio XII è stata una figura importantissima sicuramente nella prima metà del Novecento, quando si trovò peraltro con un papato, come si diceva in apertura, difficile, di difficile gestione, avendo passato la prima guerra mondiale come nunzio, come cardinale e poi come papa la seconda guerra mondiale. Pacelli, una grande esperienza da diplomatico. No, ha varie esperienze, cioè Pacelli praticamente fa una scuola, un collegio cattolico, poi prende i voti, diciamo, a 23 anni e va immediatamente, diciamo, entra a pieno titolo in quelle che sono le attività vaticane. Avevo una famiglia all'interno che per da anni lavorava nel Vaticano e di grande esperienza, giuristi e di esperienza anche teologica. E Pacelli e tutta la famiglia Pacelli, anche il fratello, che poi sarà quello che firmerà i Patti Lateranensi, si attivano in questo senso perché c'è la grande crisi del Vaticano. Dopo la breccia di Porta Pia non esiste più un punto di riferimento che si identifichi con lo Stato Vaticano. Ed appunto Gasparri lo prende sotto di sé e lo fa lavorare ed è un grande giurista perché metterà in funzione il diritto canonico, l'ultimo principio su cui si basa il diritto canonico, e assieme a Gasparri, assieme a molti altri, e poi studierà profondamente un ipotetico accordo tra uno Stato che non esiste più e gli altri imperi e regni. Praticamente cerca. Fonda il concordato che però verrà poi applicato in varie forme, in varie maniere, successivamente sarà uno dei motivi per cui discuteremo anche questa sera. E nunzio apostolico praticamente in tutto il mondo, va addirittura negli Stati Uniti, conosce Roosevelt, addirittura taccia di Roosevelt di comunismo perché è troppo disponibile in una certa direzione, ma si sa benissimo che l'America stava andando ad allearsi con la Russia contro la Germania e quindi è un momento molto difficile. Poi c'è la morte improvvisa di Pio XI, un'enciclica sparita, una guerra che non si capisce bene come vada avanti perché gli americani tardano a sbarcare in Europa solo su sollecito. Diciamo su sollecitazione di Stalin e finalmente decidono lo sbarco in Normandia, uno sbarco difficilissimo, costoso, di vite umane, eccetera. E poi piano piano il capovolgimento della situazione e il recupero della Chiesa in un ambito naturalmente necessario ed è un momento anche quello un po' ambiguo perché da una parte la Chiesa aiutava gli ex nazisti ad andare verso il Sud America, verso l'Argentina, avevano comprato migliaia di ettari di terreno dove avevano costruito delle proprie enclave tedesche in Argentina e dall'altra parte però naturalmente organizza quella che è il nuovo partito di centro che è la Democrazia Cristiana e darà incarico a De Gasperi di formare il primo partito e addirittura le indicazioni dei ministri vengono dalla Santa Sede, quindi un Papa che ha fatto la storia, anche
andare oggi con gli occhi di oggi, che abbiamo una esperienza democratica di altro tipo, è un po' difficile capirlo, ma ne parleremo appunto adesso. Certo. E in questo senso abbiamo un contributo. Allora, sì, possiamo iniziare dal momento in cui Pio XII viene eletto Papa. Siamo il 2 marzo del 39 e inizia i suoi 19 anni di pontificato. Vediamo il servizio. Il 12 marzo del 1939, in piazza San Pietro, il cardinal Pacelli, ex nunzio apostolico a Berlino, si prepara ad essere incoronato Papa con il nome di Pio XII. È un Papa tormentato, quello che saluta la folla festante. Scaraventato sul palcoscenico della storia, mentre immani forze sociali e politiche si stanno confrontando e tra poco scontrando, fascismo, nazismo, comunismo. Schierarsi è difficile, anche per il male minore. Ecco, un Papa tormentato, padre Bertazzo. Pacelli è una figura... come dire, un po' altera, no? Rispetto anche ai papi che poi abbiamo avuto modo di vedere successivamente. Beh, in genere il titolo di Papa tormentato lo si attribuisce più impropriamente, credo, a Paolo VI, nel senso delle molte domande che Paolo VI, su cui la sua personalità, il suo itinerario. Per Papa Pacelli, forse più che tormentato, è un Papa che ha un'idea molto chiara di quello che è la funzione del pontificato, e questo funzionerà anche nel momento in cui, legato appunto ai rapporti internazionali, sente di avere un compito superiore, appunto come vicario di Cristo. Quindi è un Papa che si forma proprio fin dagli inizi secondo tutta quanta una linea in cui cerca di essere coerente all'interno di questa linea, e possiamo proprio trovare questa linea continua all'interno del suo pontificato, coerente semmai con due momenti diversi dal punto di vista del percorso biografico, fino al 45, con il problema emergente appunto dei rapporti con la guerra, i rapporti internazionali, i rapporti, il tema con il mondo tedesco, con il nazismo, e quel Papa dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre si vanno creando appunto i blocchi internazionali, il comunismo che avanza, che era sempre stato all'orizzonte, una delle grandi problematiche che soggiacciono anche alla politica e alle scelte del Vaticano. Certo, ecco, professor Vian, un Papa schierato politicamente? Un Papa non schierato politicamente in quanto tale, ma un Papa condizionato, come non pochi ecclesiastici cattolici dell'epoca, dalla preoccupazione predominante per il comunismo, che non dimentichiamo nel 1917, con la rivoluzione di ottobre, dà vita anche all'esistenza di un regime in uno stato importante come la Russia dell'epoca, poi Unione Sovietica, che mira dichiaratamente a un'espansione del comunismo a livello mondiale. Da questo punto di vista, le preoccupazioni che caratterizzano Pacelli, legato al cattolicesimo intransigente, verso la modernità liberale, la modernità sul piano culturale, eccetera, si concretizzano in particolar modo in una avversione e in qualche modo in un'ossessione per qualsiasi forma di manifestazione comunista. Questo, se vogliamo, pur interpretata e vissuta sinceramente, credo, da Pio XII e prima dall'ecclesiastico Pacelli, in chiave del tutto interna alla funzione ecclesiale e religiosa, però finisce per essere una presa di posizione che ha inevitabilmente anche delle conseguenze sul piano politico, e man mano che Pacelli ascende a ruoli sempre più importanti fino al vertice della Chiesa Cattolica, finisce per influenzare
complessivamente la Chiesa Cattolica nei suoi atteggiamenti verso la società civile. Ecco, ma qual è stato il rapporto con la Germania, col nazismo? È stato promotore di un concordato anche, no? Con la Germania Pacelli istituisce un rapporto di fascino negli anni dell'Annunziatura, prima a Monaco di Baviera e poi a Berlino. Di fascino profondo per gli elementi, per certi versi, anche più convincenti della Germania sul piano culturale, della capacità sociale. Naturalmente sarebbe del tutto fuorviante, come talvolta fa qualche scheggia dell'ambito degli studi, considerare Pacelli un papa filonazista. E tuttavia, nel suo modo di portare avanti una visione politica da papa, la Germania rimane un tassello importante anche durante la Seconda Guerra Mondiale per cercare di contenere il pericolo comunista. Al punto tale che, come è noto, Pio XII si spende a favore di una pace separata per la Germania e non per la resa senza condizioni, cui poi il Terzo Reich verrà costretto, e lo fa allo scopo di poter rischierare immediatamente una Germania liberata dal nazionalsocialismo hitleriano contro il pericolo comunista sovietico. Certo, certo. Ma questa politica era contraria a quella che era il disegno degli alleati nei confronti dell'Europa e soprattutto della Germania. Qual era l'impostazione invece di Eisenhower e allora di Roosevelt e di Churchill nei confronti del Vaticano? Era contraria? Sì, sì, era diversa, diciamo così, nel senso che è molto chiaro ben presto che per gli alleati l'obiettivo è quello di ridurre alla resa l'intero blocco delle potenze dell'asse, e così sarà in tempi diversi, da prima l'Italia, che dei tre grandi paesi che costituiscono l'alleanza dell'asse è il più debole sotto il profilo politico e anche militare, ma altrettanto sarà col Giappone in Oriente e con la Germania nel cuore dell'Europa. E da questo punto di vista è evidente che c'è uno scarto tra la linea di Pio XII e quella delle grandi diplomazie dei paesi alleati, diciamo tra virgolette occidentali, non dimenticando che a questa alleanza, di questa alleanza fa parte la stessa Unione Sovietica di Stalin. Sì, ma ecco, a proposito, lei ha citato il Giappone, quindi la guerra in Oriente. C'era un intervento molto importante nei confronti di Roosevelt perché Roosevelt firmasse una sorta di tregua, di non aggressione tra Giappone e Stati Uniti. Giappone e Stati Uniti, la guerra scoppia... Prima di Pearl Harbor. Sì, ma poi in realtà il problema è che il Giappone è un paese che si sviluppa e ha una transizione molto rapida tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, seguendo modelli occidentali, europei, certo, che sono modelli in quel momento di stati che diventano fortemente nazionalisti all'interno e imperialisti in politica estera. Il Giappone fa la stessa cosa, recepisce quel modello, lo trasferisce nel contesto dell'Estremo Oriente e sfoga le proprie propensioni militariste e imperialiste verso la Cina peso, e verso gli Stati Uniti. Il peso della Chiesa Cattolica in quel contesto ci fu. Perché... Ma è secondario, sono troppo pochi cattolici in Giappone e non riesce a incidere profondamente sullo scenario internazionale. Ci furono posizioni abbastanza importanti perché si arrivasse a una spartizione dell'Oriente tra Stati Uniti e Giappone prima del conflitto. Questo tipo di accordo, che era sempre alla firma di Roosevelt, venne sempre tenuto da parte fin tanto che non arrivò l'attacco di Pearl Harbor e Roosevelt esclamò finalmente, perché aveva praticato 8 punti che si intitolavano come fare arrabbiare i giapponesi, e ci riuscirono, perché altrimenti gli Stati Uniti non sarebbero mai entrati nel grande conflitto mondiale. Questo viene da un testo abbastanza interessante di uno storico, Pearl Harbor, il giorno dell'inganno, una tragedia da non evitare. E gli spiega tutta questa retromarcia
e soprattutto lo staccarsi economicamente dagli Stati Uniti, perché i giapponesi avevano un'arma importante in mano, la seta, che ha utilizzato a scopo bellico, era determinante. Non ci potevano essere paracaduti se non c'era la seta. E allora la scoperta del Nilo fu determinata proprio da questo evento, in maniera tale che gli Stati Uniti furono indipendenti a organizzare un proprio attacco aereo, che allora era fondamentale, perché gli Stati Uniti non erano pronti non avevano un esercito preparato come era l'esercito preparato dei giapponesi, e quindi questo era uno dei fattori determinanti. Pearl Harbor era un'attesa che Roosevelt aveva da tempo organizzato. Allora, certo. Non so adesso se... ma vediamo Pacelli se ci può raccontare, Pacelli come cresce la sua vita giovanile, come ha questa esperienza all'interno del Vaticano, come vive la vita vaticana e come rappresenta veramente un punto di riferimento per lo sviluppo di uno Stato che alla fine riesce ad organizzare come i Patti Lateranensi. Prego. Sì, è vero, cioè di Pacelli si diceva che era il figlio che qualsiasi madre avrebbe voluto avere. Era una delle battute appunto per definire un po' la persona e la personalità. Liceo Visconti, quindi un liceo bene di Roma del tempo, studi ecclesiastici condotti in famiglia, ancora non era intervenuto il decreto di Pio X che obbligava un periodo all'interno del seminario per la formazione, e un po' per carattere, un po' per il retroterra anche familiare, viene immediatamente inserito all'interno degli ulteriori studi alla Gregoriana e poi al Collegio Apollinare, quindi con una laurea in teologia, qui segue subito una laurea in Utroque Iure. Quindi è molto interessante quello che di lui diceva Osborne, l'incaricato d'affari inglese, che riportava, forse anche frutto di dialoghi con Pio XII stesso, che la sua vera aspirazione sarebbe stata quella di esercitare il ministero pastorale appunto attivamente, mentre invece un insieme di cause, la preparazione e anche il tipo proprio di carattere estremamente meticoloso lo portano dentro i meccanismi dell'attività curiale, diventando uno dei favoriti del cardinale Gasparri, appunto, che stava lavorando per il nuovo codice di diritto canonico, quello approvato nel 1917, stesso anno in cui diventa arcivescovo titolare di Sarti e immesso nell'attività appunto diplomatica a Monaco di Baviera prima, ricordando che a Monaco di Baviera durante gli anni terribili della dopoguerra vive l'esperienza delle quelle tentativi di costituire appunto sotto l'influsso della rivoluzione russa uno stato comunista socialista bolscevico con appunto Rosa Luxemburg e Liebknecht, quindi è un'esperienza che in parte lo lascia anche traumatizzato. Ma rischia di morire in quel periodo? Ma c'è stato il momento in cui appunto ricorda e si racconta appunto che gli venne addirittura puntata la pistola addosso in queste sommosse che avvengono nella Monaco di Baviera. Intervenne con successo, peraltro, Suor Pasqualina. Suor Pasqualina intervenne, si mise tra i bolscevici, tedeschi, e i comunisti tedeschi, i rivoluzionari, e Pacelli, che non voleva far entrare nell'annunziatura. E si mise di mezzo, e alla fine fu forse un miracolo, forse non so perché, ma si ritirarono e si salvò. E comunque è un'attività appunto che percorre tutto quanto l'iter della carriera diplomatica, soprattutto all'interno della Germania, quando successivamente anche l'annunziatura viene trasportata a Berlino, e quindi la Germania per molti aspetti gli rimane nel cuore, perché ne conosce
e ne apprezza appunto l'intensità, l'attività culturale, tenendo conto soprattutto delle relazioni che lui costruisce con il partito del Centrum, il partito cattolico, con cui manterrà appunto dei contatti e con gli esponenti di questo partito, una volta che viene chiamato a Roma nel fatto cardinale il 16 dicembre del... Segretario di Stato poi. E subito dopo viene fatto segretario di Stato in sostituzione di Gasparri, che dopo il concordato appunto si ritira. Viene fatto viene cardinale il 16 dicembre del 29, nel marzo subentra come segretario di Stato. Il problema della questione romana si era risolto da un punto di vista formale. La questione romana per i nostri telespettatori qual era? La questione romana è quella che è stata celebrata recentemente, l'occupazione di Roma, quindi la fine del potere temporale dei papi e la ricerca di un nuovo criterio, di un nuovo modo di un concordato che poi arriva appunto ai patti lateranensi e al concordato. Patti lateranensi che stabiliscono, costruiscono la Stato-Città del Vaticano e il concordato con lo Stato italiano. Sì. Tenendo conto che il sistema concordatario quindi sta nell'orizzonte di Pio XI, ma su questo campo aveva lavorato Pacelli stesso nel 14, certo. Costruendo un concordato con la Serbia e partecipando poi a Vienna nel tentativo di impedire l'entrata dell'Italia in guerra nell'anno trovato nel 14 e 15. Ecco, tutto questo appunto per dire il fine diplomatico Eugenio Pacelli. Cioè, qui mi apre un altro spiraglio che è quello per esempio della funzione del Vaticano proprio all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia nel 15 entra in guerra, che il Vaticano si attiva per salvare i prigionieri italiani in Austria. Beh, non solo quelli, ma sono gli anni in cui appunto la questione romana non è risolta, però emerge sempre di più e avanza la figura morale etica del papato. Allora il Papa era Benedetto XV. Organizza dei treni apposta. Organizza dei treni e soprattutto manda. Perché? Manda ratti in Polonia a gestire, certo, l'aiuto della. Ecco, quello che era importante, che pochi lo sanno, che Cadorna aveva proibito di mandare dei ratti alimentari ai prigionieri italiani. Mm-hmm. Per quale motivo? Perché voleva impedire che ci fosse una resa del soldato singolo, naturalmente, durante i combattimenti. Se mi arrendo, vado in campo di concentramento, poi sopravvivo. L'Italia bloccò perché nel trattato, allora ad essere cambiato, lo Stato che doveva mantenere i campi di concentramento, cioè lo Stato italiano doveva mantenere i campi di concentramento italiani in Austria e viceversa gli austriaci dovevano mandare gli alimenti in Italia per i soldati austriaci. Questo naturalmente bloccando l'alimentazione la gente moriva di fame, i tedeschi e gli austriaci non avevano nessuna intenzione di salvarli perché già ne avevano problemi per conto loro. E allora Benedetto XV organizzò dei veri e propri treni per riuscire a passare le linee attraverso la Svizzera, eccetera, a portare l'alimenti ai soldati italiani che erano prigionieri, che non avevano nessuna colpa se non quello di essere prigionieri. Ma questo era un deterrente contro eventuali diserzioni. Sì. Esatto, e questa è la funzione. E in questo caso, ecco, diciamo, questa era un po' la differenza tra il Vaticano della Seconda Guerra Mondiale e il Vaticano della Prima Guerra Mondiale. Il Vaticano della Prima Guerra Mondiale è assolutamente indifferente, non parteggia per uno o per l'altro, è al di super partes. Fino addirittura... La Seconda Guerra Mondiale invece abbiamo delle situazioni un po' diverse. Beh, allora, la partenza però nella Prima Guerra Mondiale c'è quel documento del 1 agosto del 1917 in cui c'è una vera e propria proposta per superare il conflitto, una proposta di pace articolata in alcuni punti, il ritorno allo status quo,
il lavoro diplomatico. E Pacelli ha una grossa funzione in quel momento, perché va a parlare con l'imperatore d'Austria. E qui, se è giusto quello che diciamo nelle memorie dell'imperatore, lo accusa, dice: tu sei uno dei corresponsabili di questo conflitto. Naturalmente ognuno vede le cose a modo suo, ma questo lo diciamo così per invogliare i nostri telespettatori di capire. E perché c'era stato un concordato tra Serbia, il primo concordato scritto tra Serbia e Vaticano avviene proprio a pochi giorni prima dell'entrata in conflitto tra Austria, certo, e la Serbia. E naturalmente la Serbia era un protettorato austriaco, giusto professore? E sì, quindi sì, questa, siccome era stato rifiutato il concordato dall'imperatore, un protettorato non poteva uscire dalle righe e quindi affrontare un problema di questo genere. E l'altro problema è che la maggior parte dei serbi erano ortodossi e quindi questo faceva ancora più specie nei confronti dell'imperatore. Cioè, come mai questi ortodossi? È una sfida quasi, e probabilmente lo è, perché i serbi non erano, certamente ne guadagnavano poco, forse guadagnava di più la Chiesa perché si apriva tutta una situazione positiva nei confronti delle minoranze cattoliche in Serbia, che poi sarà quella minoranza che dividerà la Serbia dalla Croazia. Professore. Sì, va detto più in generale che da Benedetto XV in avanti, quindi poi anche con Pio XI, Pio XII, la Chiesa Cattolica fa un ricorso sempre più frequente all'uso dei concordati, un po' con tutti i paesi, con l'idea di dotarsi di strumenti di carattere riconosciuto a livello di patto internazionale a scopo difensivo. Molto spesso capiterà anche di avere dei concordati che sono dei veri e propri successi diplomatici. Quello con l'Italia fascista del 29, in seguito con Pio XII, quello con la Spagna franchista, sono concordati che concedono moltissimo alla Chiesa Cattolica e contribuiscono al tentativo di costruire quel modello di società confessionale cattolica, in termini tecnici si dice di cristianità, a cui il Papa Pio XII, ma anche i suoi predecessori, con sfumature diverse, tengono molto. In tanti altri casi, per esempio quello del concordato del luglio del 33 è un caso classico, sono veri e propri ed evidenti patti di carattere difensivo. La Chiesa avverte l'estrema difficoltà nel correlarsi, nel rapportarsi con lo Stato del momento. Luglio 33 si arriva a un accordo in extremis e in gran velocità con Hitler appena sceso al potere. E questo tipo di concordati serve a cercare di tutelare giuridicamente la Chiesa e le sue strutture di fronte a uno Stato avvertito come minaccioso. Il punto debole qual è? Che questa è una tradizione giuridica, diplomatica, che la Chiesa Cattolica ha cominciato a sperimentare dal periodo napoleonico in avanti. All'inizio del Novecento, soprattutto con i regimi totalitari, la prosecuzione di questo tipo di atteggiamento non riesce a cogliere il cambio di scena. Il cambio di scena qual è? Molto evidente in occasione del concordato del 33 col Terzo Reich, il contraente dall'altra parte si fa beffe del rispetto formale di alcuni dispositivi del patto e la Chiesa Cattolica rimane imbrigliata nel concordato che doveva essere uno strumento difensivo. Sì, non ha il coraggio di rigettarlo, certo, ma insieme subisce la violazione sistematica del concordato stesso. Però quel concordato è stato possibile solo perché ci sono stati i patti lateranensi, perché il rifiuto, a parte i serbi che è un'eccezione, il rifiuto di fare un concordato è perché la Chiesa non aveva un terreno, non poteva essere considerato Stato e quindi avere una parità di scambio, e quindi con i patti lateranensi si consegna al Vaticano un terreno su cui nasce uno Stato, e allora è possibile arrivare a accordi tra Stati, che sono i patti lateranensi, con i vantaggi naturalmente da una parte e dall'altra. Poi nel caso specifico di Hitler disattende completamente qualsiasi accordo firmato, a parte che prima di firmare ha tirato la corda fino quasi che si sembrava che si rompesse, insomma, quindi ha costretto per esempio la chiusura
del Centrum, partito di centro. Prego, professore. Sì, sì, il quadro in cui si arriva a un accordo tra Terzo Reich e Chiesa Cattolica è un quadro complicato. In generale, lo vuol descrivere perché sì, sì, è sì, importante. Certo, certo. In generale gli osservatori si erano convinti, gli analisti politici non solo in Germania, quindi anche quelli, diciamo, tra virgolette, analisti politici della Santa Sede, che il partito di Hitler avesse raggiunto il massimo dei consensi già nel 1932. In una situazione in cui il cattolicesimo tedesco, per invito dell'episcopato locale, impediva l'adesione ai cattolici, la Chiesa tedesca impediva l'adesione ai cattolici al Partito Nazionale Socialista di Hitler, proprio avvertendone l'estrema pericolosità. Non dimentichiamo che, anche se se n'è persa la memoria collettiva, l'atteggiamento del regime fascista italiano è un atteggiamento di diffidenza nei confronti di Hitler fino alla guerra di Etiopia. È quello il punto di svolta. Tornando al 1933, il problema è che a un certo momento si opera uno scambio tra convinzione di poter scommettere un pochino sul modello di quanto si era fatto col fascismo italiano, un Hitler che si sarebbe progressivamente moderato e avrebbe contenuto il pericolo rivoluzionario comunista, e in cambio la rinuncia alla potente struttura delle organizzazioni politiche e pastorali che il cattolicesimo tedesco aveva. E ma questa rinuncia ha sguarnito in realtà la Chiesa di fronte alla prepotenza hitleriana. Non è solo la Chiesa, a parte che la Chiesa corre perché... Certo. I luterani, che noi chiamiamo i protestanti, avevano già aderito a un patto con Hitler, certo. Quindi il rischio era restare fuori e quindi non riuscire ad avere un dialogo con quello che arrivava a un certo livello. Però a questo punto il fatto di sciogliere il partito di centro e costringere i rappresentanti del partito a dare i pieni poteri a Hitler, come viene giustificato? Allora Hitler non si presentava con la faccia che vediamo oggi, la storia purtroppo viene sempre vista da dopo a prima, e quindi è una prospettiva diversa, bisogna vivere quel momento e capire in quel momento qual era l'opportunità e la scelta da fare. Però lui scioglie, e diciamo anche un po' di prepotenza, il partito di centro. Perché non interpella i cardinali, i vescovi, eccetera, e questi ne hanno un po', diciamo, se ne risentono leggermente. Prego, professore. I sospetti di Pacelli nei confronti del nazismo li aveva anche espressi in modo molto chiaro una volta che aveva completato il suo compito di nunzio in Germania, certo. Arrivando a Roma. Credo che il problema fondamentale, intanto Hitler va su dopo libere elezioni, cioè, quindi vissuto in una maggioranza e all'interno di un contesto in cui, appunto, come lei stesso accennava precedentemente, l'ingiustizia del trattato di pace di Versailles del 1919 è il motivo che fa crescere progressivamente quell'identità violata germanica, tedesca, con tutte le rivendicazioni, per cui Hitler va su, appunto, rivendicando una presenza della Germania violata dal trattato di Versailles del 1919, va su legalmente. Il Partito Cattolico, vice cancelliere era von Papen, sperano anche di poter cogestire la situazione all'interno della Germania, ma credo che la situazione, cioè, si evolve attraverso questa impellenza, appunto, del nazionalsocialismo sempre più convinto di essere, di diventare, appunto, una dittatura. Il salvatore della Germania e la dittatura che diventerà, e tra le condizioni è proprio quello di sciogliere il partito cattolico. Sì. Monsignor Kaas, con cui Pacelli aveva avuto anche molti rapporti, deve rassegnarsi. Questa situazione, vorrei dire, pressoché inevitabile. Tenendo conto, come diceva il professor Vian precedentemente, che anche all'interno dell'episcopato tedesco del tempo c'era una situazione abbastanza oscillante. Certo. Per quanto ci siano stati delle figure eminenti di vescovi, soprattutto Faulhaber a Monaco, sì. Il von Galen a Münster, Schulte e von Preising a Berlino, appunto, che hanno tentato di resistere a questa situazione,
Teniamo conto che il Vaticano aveva avanzato ben 50 proteste diplomatiche per la violazione appunto del concordato del 1933. Quindi il problema di fondo è che il nazismo diventa quella dittatura, quel totalitarismo appunto che era diventato già compreso fin dagli inizi, perché subito all'indomani della sua elezione nel marzo del 1939 Pacelli appunto convoca i cardinali presenti al conclave per vedere quale situazione, Certo, come poter ecco, gestire. per i nostri telespettatori io inserirei anche per dare un equilibrio a questa cosa, se non sembra che sia una questione Vaticano e partito nazista. Dalla parte del partito nazista c'erano gli Stati Uniti. Solo il signor Ford manda per le penultime elezioni di Hitler, manda circa 30 milioni di dollari, che a noi sembrano pochi oggi, ma un dollaro in Germania faceva la modica cifra di 4 miliardi e mezzo di Deutschmark. Quindi moltiplicate 4 miliardi e mezzo di Deutschmark per 30 milioni di dollari e avete idea che se non si è comprato Hitler, non si è comprato un po' di voti o è riuscito ad avvicinare personaggi di qualche genere, ma così vale per molti altri che hanno finanziato il partito nazista. Ma lo stesso Chamberlain dice che tutto sommato, insomma, Hitler non è quel disgraziato, perché c'è sempre questa strana comparazione. Hitler-Stalin. Quale dei due possiamo scegliere Qual è il per peggiore? mantenere l'equilibrio, diciamo, normale in Europa? Prego, professore. Sì, no, bisogna dire appunto che Hitler inizialmente ha trovato un certo consenso appunto anche all'interno degli altri statisti europei. Giustamente, come diceva lei, i giochi dell'Europa si giocano sempre di più nel contenimento appunto L'espansione. del bolscevismo, e dall'altra parte il compromesso, il tentare di gestire questa presenza sempre più imbarazzante del nazismo in Sì, Germania. sì, sì. E credo che questo abbia segnato anche abbastanza la politica vaticana, non è mai arrivato allo scontro diretto con il nazismo, percependolo in qualche modo come l'antagonista del mondo comunista. Dice il meno Sa peggio, il meno allora peggio, sembrava il meno peggio, Sa certo. salvo poi però il patto Molotov-Ribbentrop di quell'alleanza, ecco, Germania-Russia, che a un certo punto però si infrange nel Ma tradimento forse dell'Unione. Molotov e Ribbentrop fu un errore della Inghilterra e della Francia, perché erano andati allo stesso congresso, ma non avevano i partecipanti a quel congresso, appunto, che era di quattro, Unione Sovietica, Germania, Francia e Inghilterra. Gli inglesi e i francesi non avevano un incarico ufficiale dai loro governi. Quindi alla fine si sono messi d'accordo quelli che dovevano andare uno contro l'altro. E questo fu una cosa molto grave, perché diciamo che un ulteriore passo verso il conflitto è stato fatto proprio da Inghilterra, sbagliando, quindi, e della Francia a quell'epoca. Ma prego, professore. Sì, no, si può aggiungere per Hitler che senz'altro nel momento in cui va al potere rapidissimamente mette in piedi un modello di società inaccettabile per noi, inaccettabile anche per l'epoca. Il varo del paragrafo ariano, le discriminazioni, la prospettiva assolutamente liberticida, ma parte del consenso a Hitler viene da ceti moderati non immediatamente coesi e legati alle prospettive nazionalsocialiste, perché Hitler invece attua una politica economica. Non dimentichiamo che siamo subito Il dopo la crisi 29. economica del 29, che in Europa e in particolar modo in Germania esplode nel 30, e Hitler è abbastanza abile, Hitler e chi collabora con lui, ovviamente Hitler non è un esperto di economia, è abbastanza abile a migliorare la situazione economica, anche con aiuti privati.
stati degli Stati Uniti d'America, non dello Stato in sé. E questo ovviamente contribuisce a una crescita dei consensi anche in quella parte intermedia della popolazione tedesca, dell'elettorato tedesco che non era filonazista. Però va anche ricordato, appunto, come dicevo poc'anzi, dal punto di vista del modello di società, è inaccettabile la struttura che da subito Hitler mette in piedi con una prospettiva di discriminazione razziale e di aggressività sul piano bellico che lo caratterizzerà fin dagli scritti, insomma, da Mein Kampf in avanti. Di fronte a questo io aggiungerei anche una cosa rispetto a quello che diceva padre Bertazzo. È vero che Pio XII non arriva, il Vaticano in generale non arriva a mettere in conto la rottura con la Germania del Terzo Reich, ma l'ultimo Pio XI probabilmente sì, proprio sulla questione dell'antisemitismo e anche in qualche modo sul modello ormai non sostenibile per la Chiesa cattolica tedesca. Pio XI. Ecco, per la Chiesa cattolica tedesca in Germania. Ma Pio XI è un papa sicuramente non democratico come tipo di pulsione. È un papa, come già poi sarà il suo successore, che lavora molto per costruire una società, si dice con una parolaccia, ierocratica, cioè in cui i principi fondamentali siano quelli indicati dai vertici della Chiesa Cattolica, dal Magistero Cattolico. E tuttavia l'esperienza che fa tra il 1922 e il 10 febbraio 29, quando muore, è un'esperienza sempre più dura a confronto con stati ovviamente terribilmente complicati come l'Unione Sovietica, dove però i cattolici sono una sparuta minoranza, ma anche con stati in cui i cattolici sono minoranze robuste, la Germania, o larga maggioranza l'Italia, e in cui progressivamente ci si avverte che è vero che questi stati contengono il pericolo rivoluzionario comunista, ma vanno anche sopprimendo gli spazi per la Chiesa e per la sua azione di evangelizzazione e di trasformazione in chiave cattolica dell'intera popolazione e dello Stato stesso. Da un certo momento in avanti Pio XI comincia a sviluppare una polemica sempre più dura con i due regimi totalitari di destra, cioè il fascismo italiano e il nazionalsocialismo italiano, e punta tedesco e punta in qualche modo quasi alla rottura. Non ci arriva perché muore, però è evidente, ecco, che per quello che si intuisce sull'antisemitismo Pio XI era disposto ad andare fino in fondo, il suo successore non farà altrettanto. Alla vigilia della sua morte Pio XI aveva già scritto un'enciclica. Aveva un'enciclica pronta, in bozze, e aveva un discorso per il decennale della conciliazione in Italia. L'enciclica è la famosa enciclica nascosta, di cui abbiamo le bozze ormai edite e studiate da anni, che ha ancora un impianto per quel che riguarda l'antisemitismo piuttosto tradizionale. La Chiesa Cattolica era abbastanza mescolata da posizioni antigiudaiche sul piano, diciamo, di una discriminazione civile non violenta, però che tendeva a escludere gli ebrei dal godimento dei diritti civili. E questo diventa particolarmente pesante nel momento in cui si sviluppano, dal fine del Settecento in avanti, degli stati liberali, che equiparano le diverse etnie, i diversi strati di popolazione. Il vero problema è poi che di fronte a un impianto tradizionale, però, questa enciclica mirava, la bozza fin dove era arrivata a essere elaborata, mirava a ribaltare completamente però la prospettiva razzista, che diventava soltanto uno strumento per discriminare e colpire gli ebrei nei modi più violenti. E non va dimenticato che non solo gli ebrei, in particolar modo gli ebrei, e sì, poi qualsivoglia etnia del genere umano. Il vero motivo scatenante che spinge Pio XI a comandare la scrittura a un gesuita americano, John Lafarge, di un'enciclica su questi temi, è il fatto che l'Italia vara le leggi razziali in chiave anti-ebraica e si va ad affiancare alla situazione che già con le leggi di Norimberga aveva caratterizzato la Germania. Su questo aspetto la tensione tra il vecchio e malato Pio XI e Mussolini cresce rapidissimamente, e la cosa sorprendente è, ormai piuttosto ben messa a fuoco dagli studi storici più recenti di questi ultimi anni, anche grazie alla disponibilità delle fonti che sono conservate nell'archivio apostolico vaticano, è che Pio XI è isolato anche tra i suoi collaboratori. Certo. I collaboratori, tra cui il segretario di Stato, mirano molto di più a salvare gli accordi, sì, anche quelli con lo Stato italiano. Ma quella enciclica era già stata stampata in 1000 copie,
chi non l'enciclica, ma il discorso per la conciliazione. Chi dà l'ordine di eliminarla? Sì, il discorso per la conciliazione sì, dà ordine per eliminarlo. E Pio XI muore il giorno prima della celebrazione. Chi dà l'ordine dopo, il giorno dopo che muore Pio XI? Il Camerlengo, che è l'ex segretario di Stato, Eugenio Pacelli. Su ordine di Pacelli. Eugenio Pacelli, è lui il Camerlengo, Pacelli, è lui che ha il potere della Santa Sede vacante. Distruggete tutto. Certo. No, certo. E quindi... Ecco. Non lo pubblica, quantomeno. Sì, come? Sì. Non lo rende pubblico? Sì, sì. No, vengono distrutte 1000 copie. Certo. Che erano le prime che venivano nelle tipografie vaticane, perché chiaramente era un periodo che bisogna decidere quanto rischio potevano avere i cattolici, i cristiani, eccetera, in un momento difficile come era. Ma Mussolini aveva detto: questo Papa non ama, non vi ama, è riferito ai cardinali, eccetera. No? La copia superstite ed edita alcuni anni fa da una collega, da Emma Fattorini, ci mostra che il testo preparato personalmente dal malattissimo Pio XI nel corso di gennaio, che tiene nascosto l'elaborazione fino all'ultimo al segretario di Stato perché ne ha avvertito la non conformità di linea rispetto all'atteggiamento con il fascismo, il testo di questo discorso è un testo che irride Mussolini e il regime fascista e chiaramente spinge a provocare la rottura unilaterale del concordato da parte del regime fascista. Questo sembra essere l'obiettivo di Pio XI. Muore e Pio XII ma come muore a tessere le trame di un'alleanza. Ma come muore Pio XI? Ma come muore Pio XI? Muore di malattia. Brotopolmonite. Di malattia, sì. Sì, sì. Allora, malato a livello cardiaco. Sì, 1970, dichiarazione di Tisserand, cardinale Tisserand francese, che in quel momento era andato a Roma e voleva incontrare il Papa perché aveva avuto notizie molto preoccupanti nei suoi confronti, diciamo a livello di sicurezza, non riesco a incontrarlo. La faccio breve, l'ultimo a incontrare il Papa è un certo professor Petacci. Certo. Uscito il professor Petacci, il giorno dopo il Papa non c'era più. E quindi si ferma tutto, viene impacchettato tutto, distrutto tutto, rimane qualche traccia di questa enciclica molto bella, perché io non vorrei forzare la situazione, ma somiglia in tempi diversi a quella di Francesco. Fratelli tutti. E quindi Humani Generis Unitas è l'enciclica di Pio XI. Ci sono voluti 82 anni perché un altro Papa prende il coraggio e dice: tutti hanno gli stessi diritti, e siccome è in rete suggerisco ai nostri telespettatori di vederla, di leggerla, perché è determinante, è importante per un passo avanti verso quella civiltà che per esempio negli Stati Uniti in questo momento viene a mancare. No? Sì. Ecco, allora, sulla fine di Pio XI ci sono dei grossi buchi neri, però le cose vanno avanti. E l'elezione immediata, l'elezione poi di Pio X, di Pacelli, avviene nel giro di... Al terzo scrutinio, il più breve conclave che si... Ma a distanza di 3 giorni. Tant'è che i cardinali che vengono dagli Stati Uniti non arrivano in tempo per l'elezione, così quelli che arrivano da altri paesi distanti. Conclave non votato il 1 marzo, il 2 marzo è già eletto. È già eletto, quindi, ecco. Ed è visto positivamente, anche se poi ufficialmente viene, rifiutato, soprattutto in Germania, no? In Germania ci sono varie manifestazioni contrarie, manifestazioni del partito, chiaramente non della gente, del partito, avverse all'elezione. Addirittura il rischio, secondo Hitler, di cancellare il concordato. D'altra parte era una nomina pressoché inevitabile, vorrei dire, cioè ormai i venti di guerra soffiavano tutti quanti. Certo. La figura che aveva seguito tutto quanto l'iter e la diplomazia vaticana fino allora era appunto il segretario di Stato Pacelli, il collaboratore pur con tutte le differenze appunto di posizione nei confronti di Pio XI, come diceva il professor Vian, però era il delfino già designato, insomma,
come successore di Pio XI. Diciamo che il secondo papabile poteva essere proprio il Tisserand francese, ma questo spostava nella politica internazionale, spostava un grosso equilibrio. Il Vaticano sarebbe stato da quella parte o da questa, e diciamo che Pacelli ritengo che abbia avuto un atteggiamento, prego professore. No, volevo dire per il conclave, per il poco che sappiamo, perché ovviamente conclave recente, quello del 39, qualche voto prende l'arcivescovo di Firenze, Elia Dalla Costa, che sembrava poter incarnare l'immagine di un eventuale papato di carattere più pastorale di Pacelli. Pacelli è l'ecclesiastico diplomatico che invece garantisce la maggioranza dei conclavisti sulla possibilità di sbrogliarsi in una situazione internazionale che si va facendo sempre più difficile. Certo. Ma addirittura abbiamo un fenomeno strano: durante il bombardamento di Roma viene bombardato anche il Vaticano. Cade qualche... Sì, c'è il diario del rappresentante degli Stati Uniti che racconta, sì. Ha lasciato le sue memorie, sì, arrivano dei pezzi appunto di bombe anche vicino al Vaticano, sputendo. No, proprio dentro il Vaticano, e sono conservate ancora gli involucri, perché la bomba non esplode, si apre, quindi aveva una carica esplosiva molto bassa. Allora sì, diciamo, a pensare male è una brutta cosa, diceva Giulio, no? Ma spesso ci si indovina. Si indovina. Come mai lancio una bomba senza l'esplosivo ben caricato dentro? Ecco, e ho un effetto molto limitato. E sono 6 bombe che colpiscono lo Stato Vaticano è piccolino, per cui diciamo che quel bombardiere era andato, diciamo, apposta. Quindi può essere considerato un avvertimento da parte degli alleati nel spostare un certo equilibrio in una certa direzione. Perché poi le guerre hanno sempre all'interno un'altra guerra e poi un'altra guerra come il Matrioska. No, io penso di no, nemmeno oggi con le super tecnologie delle superpotenze il lancio di ordigni va sempre a bersaglio e si fanno disastri peggiori di quelli che comunque si fanno anche quando si prende il bersaglio. Ma guerre sono sempre un male. Le bombe intelligenti può essere anche Pacelli, un avvertimento. Pio XII attraverso un momento in cui teme di poter subire l'invasione del piccolo Stato Città del Vaticano, sono 0,44 km quadrati, ma a opera degli occupanti tedeschi, con il sostegno ovviamente italiano, e prende delle misure di sicurezza per garantire la sopravvivenza del vertice ecclesiastico, cioè il funzionamento della Chiesa, anche nel caso fosse stato decapitato, ma non da parte alleata. Non ci sono elementi, ma no, poi le bombe si lanciano e purtroppo cadono dove cadono, dovunque cadano tendono a far male, ecco. Certo. Non andrebbero lanciate, diciamo così, sì. Sarebbe meglio questo. Quello che è vero è questo, perché è appena uscito appunto un testo, sì, della gendarmeria, ma che racconta, certo, il progetto di un'eventuale invasione dello, certo, Stato e di una... anche il rapimento da parte del Papa, quindi tutta la situazione per poter... Da parte dei nazisti. Sì, certo. Proprio uno dei testi, se ne parlava, ma recentemente questo testo sembra confermare l'azione difensiva che era stata progettata in caso di invasione, di arresto del Papa. Diciamo che non sarebbe stato nemmeno il primo Papa ad essere arrestato e deportato. Sì, Napoleone qualche altro si era attivato in questo senso, no? Filippo il Bello. Sì, sì. Ecco. Da questo punto di vista è curioso il rapporto, curioso tra virgolette ovviamente, il rapporto tra Hitler e Pio XII. Pio XII schiera gli episcopati e le chiese nazionali a tutela dei cattolici. Pio XII non è un papa che, a differenza di Pio XI, abbia in sé forti elementi discriminatori tra le diverse componenti del genere umano, ma opta per un netto privilegiamento della tutela dei cattolici. Ed è lì che si crea il discrimine nei confronti degli ebrei e degli altri perseguitati. Non ce l'ha particolarmente.
pur essendo una figura che proprio in occasione della rivoluzione spartachista, probabilmente anche sotto condizioni di shock, manda dei rapporti a Roma intrisi di lemmi, oltre che anticomunisti, ci sta, antisemiti veramente molto grevi. È abbastanza figlio del suo tempo in questo, probabilmente in questo è legato. Ma il vero problema è che prevale in lui una politica difensiva dei cattolici e da questo punto di vista non si spinge mai alla rottura, né con Mussolini né con Hitler, temendo rappresaglie sui cattolici. Il curioso è che dall'altra parte è noto che Hitler, che ovviamente da un dato momento in avanti non sopporta più, comunque per quanto blande, le interferenze e le resistenze della Chiesa cattolica, molto più robuste di quelle che vengono dalle chiese protestanti tedesche, che si conformano di più, salvo una piccola minoranza, al Reich, non arriverà mai a sua volta a fare i conti con Pio XII, perché ritiene che la Chiesa, in un momento in cui la guerra non va più bene per il Reich, sia sufficientemente forte da aprire un fronte interno che avrebbe ulteriormente indebolito lo sforzo militare. E quindi c'è un Hitler che procrastina il regolamento dei conti con il Papa e con la Chiesa Cattolica. Poi lo procrastina sine die, nel senso che poi sappiamo che Hitler finisce male e la guerra la Germania la perde. Però è curioso come uno, un pochino inconsapevolmente, senza conoscere cosa pensi l'altro, entrambi i due contendenti da questo punto di vista abbiano paura della reazione dell'altro, pur volendo abbatterlo, e non riescano a trovare il coraggio di scendere in campo veramente. Si confrontano a distanza. Ma Bertazzo, è questo che porta Pio XII a non denunciare apertamente la situazione tedesca, quello che avviene nei campi di concentramento? Che diciamo che è uno dei punti contestati. Uno dei punti, no? Dei drammi, i cosiddetti silenzi di Pio XII. Questo qui appunto continua a essere oggetto di un dibattito storico molto profondo, anche con dei testi che continuano a uscire in merito. Eppure la Santa Sede era consapevole di quello che stava succedendo, perché erano arrivate delle relazioni, ecco, non solo di persone strane, ma anche da parte dei nunzi o di elementi ecclesiastici, quindi una situazione grave, estremamente grave. Forse proprio per questo criterio di non arrivare alla rottura definitiva, ha sempre procrastinato, assumendosi anche la responsabilità personale, vorrei dire, di non intervenire direttamente, pur venendo sollecitato da varie parti per un intervento. Motivazione ufficiale poteva essere quella di non aggravare ulteriormente la situazione, soprattutto dei cattolici, però qui diventa proprio, credo, il dilemma di Pio XII e il dramma dei silenzi di Pio XII. Però, e noi non possiamo oggi non dire che non fosse consapevole, certo, di quello che stava succedendo, ma piuttosto che accetta di dilazionare e di assumersi le responsabilità, intervenendo invece operativamente nel invitare tutti i conventi, tutti gli aiuti possibili, ma senza arrivare alla rottura formale con il nazismo e con il fascismo. Nei campi di sterminio finiscono anche i cattolici. Sì, Auschwitz ha 5 vescovi che vengono sacrificati ad Auschwitz, e questo non viene mai sono ricordato. Migliaia di preti. Poi a livello di numero chiaramente ci sono altre etnie, altre popolazioni, altre religioni, ma per esempio i testimoni di Geova sono perseguitati pari agli altri perché non hanno fatto un concordato. Ma Hitler, questo tenderei a sottolineare, non vuole fare un partito, vuole fare una nuova religione di partito, e quindi credo che alla lunga, se avesse vinto, avrebbe cancellato la memoria di tutti gli avversari religiosi, secondo la sua teoria. Ma questo era stato denunciato già da alcuni vescovi, cioè che il progetto di Hitler era quello di fare questa nuova religione dell'arianesimo, del pangermanesimo, del Deutsches Volk, dello spirito tedesco, insomma. Questo... Quindi sopportava le altre religioni, in particolare il cristianesimo, ma poi avrebbe dovuto comunque pagare se avesse vinto. Ma tutto il progetto culturale andava proprio su questa linea, anche degli ideologi del partito
andava nettamente su questa linea. Sì, per provare a decifrare l'atteggiamento di Pio XII, che adesso è anche tutto sommato moralistico giudicare a distanza, ma va perlomeno però compreso nelle sue scelte, va messo in campo anche un altro elemento, cioè una delle grandi preoccupazioni appunto di Pio XII è quella di evitare che una denuncia franca dei disastri che sta facendo Hitler, ma che sta facendo anche l'Italia fascista, delle persecuzioni, del genocidio, della Shoah, insomma, e sia impedire che per ritorsione si colpiscano i cattolici. È molto complicato lavorare sulle congetture, su come sarebbero potute andare le cose, e pur tuttavia non possiamo dimenticare che uno dei vescovi ricordati anche all'inizio della trasmissione, von Galen, Augustin von Galen, il vescovo di Münster, è protagonista a un certo momento con tre prediche di franca denuncia dei cosiddetti programmi eugenetici, programmi con cui la Germania nazionalsocialista mirava a eliminare le persone diversamente abili, è protagonista di una denuncia tale da mettere in crisi il regime e costringerlo a sospendere il progetto. Naturalmente non senza pagare un prezzo. Il segretario di von Galen viene fatto sparire e poi muore drammaticamente, ecco, per mano nazionalsocialista. E tuttavia, a prezzo di una responsabilità che non si nasconde dietro timori, von Galen riesce a imporre un blocco, perché non va dimenticato che qualsiasi forma di regime totalitario, prima ancora di temere la forza militare di una resistenza interna, teme la contropropaganda. Sì. Cioè teme il parlare franco critico che metta a nudo i disastri che sta facendo, sì, e le disumanità che propaga. Vuole spiegare ai telespettatori cos'era questa legge che eliminava disabili? Nella ricerca della purezza della razza, come si tendono a eliminare le presunte razze inferiori, sì, e in questo dobbiamo non dimenticare che era stata tutta una serie di scienziati, anche inglesi e francesi, che già a metà 800 era andata spingendosi sulla strada della moderna biologia, ma fuori rotta evidentemente, verso l'obiettivo di reperire le razze umane, e contemporaneamente Pio XI ci ricorda come ci sia un'unica vera stirpe umana che caratterizza tutti. Ma di fronte a questo, come c'è il tentativo di purificare la razza ariana, c'è anche il tentativo di espungere dalla stessa razza ariana tutti coloro che non risultano corrispondere al modello. Naturalmente è fin troppo facile e quindi non vale la pena metterlo in campo, però se mi è permessa una battuta, sì, che svela come fosse facile mettere a nudo clamorosamente la fragilità di questi deliri, Hitler non corrisponde alla razza ariana, non è né biondo né con gli occhi azzurri. Però è una battuta a fronte di una situazione catastrofica, e quindi non va spesa. Secondo, ecco, alcune teorie era pure mezzo ebreo. Delle ascendenze, sì. Sì. Ecco, il problema è questo. Erigere a ideologia senza alcuna reale possibilità di fondare su fatti ed elementi concreti una qualche pseudocultura che alla fine finisce soltanto per essere uno strumento di dominio. Quello che viene messo in piedi da Hitler è uno strumento di persecuzione, di dominio e di affermazione di sé, ecco, da Hitler e dei suoi. Nulla di più, però lo fa in scala seriale e con esiti catastrofici a livello, certo, di tragedia umana. Certo, ma l'abbiamo scoperto dopo, ma questo meccanismo che veniva come eliminare questi personaggi, queste persone che erano disabili, sì, e poi diciamo quello che oggi noi accettiamo, anzi cerchiamo di aiutare pubblicamente, venivano eliminati proprio, venivano sequestrati, portati in una sorta di ospedale, venivano avvelenati, poi venivano prese le ceneri e mandate in famiglia perché potessero conservare la memoria del figlio. E questo cardinale giustamente si oppose in maniera drastica, con tutte le conseguenze che poi sono successe. Ecco, anche se però
diciamo che questo fenomeno non finì immediatamente, non finì immediatamente. Continuarono, diciamo, come si dice, umma umma, sotto, diciamo, sotto, sotto soglia, continuarono l'eliminazione delle figure che non erano le figure perfette, che rispondevano alla razza, al modello, al modello ariano. Al modello, ma addirittura ci furono delle produzioni di figli perfetti. Si sceglievano padri e madri non sposati, no? Quindi maschio e femmina, si accoppiavano e doveva nascere il figlio perfetto, e ci furono migliaia di questi bambini poi, dopo la guerra, a non avere genitori e non aver avuto un'educazione familiare di alcun tipo, con grandi tragedie. Ma per concludere, perché alla fine della guerra il Vaticano si attivò così fortemente nei confronti di i criminali nazisti che scappavano dalla Germania, che si erano già preparati, diciamo, un esilio nobile in Australia, cioè, scusate, in Argentina, in Argentina, e che la via della, diciamo, la via della, della, dei conventi partiva da Genova, cioè partiva dalla Germania, ma poi da Genova e andava a finire a, a Buenos Aires. E quindi come giustifichiamo l'appoggio di addirittura documenti falsi da parte del Vaticano o di rami del Vaticano, e l'aiuto per esempio ad Ante Pavelic, lo stragista per eccellenza, perché mentre Hitler aveva fatto circa 10 milioni di morti su un territorio europeo vasto, lui in una Croazia fatta di 6 milioni di abitanti ne fece fuori 1 milione, e peraltro pochi erano gli ebrei, circa 30.000, gli altri erano ortodossi. Allora come si giustifica questo protezionismo nei confronti della, di questi criminali? Cioè, parliamo di Pripke, parliamo di tutte quelle persone che avevano sperimentato per esempio sui bambini e sulle donne, sugli uomini, hanno fatto esperimenti cruciali, terribili. E sicuramente c'erano state delle connivenze anche interne. Sì, assolutamente. Delle connivenze interne che avevano appoggiato. È vero poi che anche che la verità sui campi di concentramento è emersa progressivamente. Certo. Per cui possiamo comprendere, ma non giustificare, cioè queste connivenze che potevano appunto garantire appunto questi appoggi che venivano dati in nome di una protezione, di un momento, ecco, di emergenze umanitarie, ecco, che grazie a queste connivenze appunto le favoriscono e riescono appunto a raggiungere l'Argentina, in modo particolare che Paraguay, Uruguay, che diventano un po' e loro si rifugiano da un convento all'altro fino a che arrivano al punto di partenza, addirittura su conventi a Roma, a Vaticani, e quindi vengono protetti, ma nonostante che gli alleati vadano e dicono: ma voi avete presso di voi, ci risulta che avete un certo Ante Pavelic, e dice: non sappiamo chi sia. Prego, professore. Sì, allora c'è una struttura più prossima all'operazione, che è fatta da ecclesiastici conniventi oppure filofascisti e filonazisti. C'è una struttura più lata che opera anche meno consapevolmente di quanto sta accadendo, sotto il principio della carità, cioè evitare regolamenti di conti che portino all'eliminazione fisica di queste persone terribili, rei e responsabili di gravissimi episodi fino a poco tempo prima. C'è infine da dire però che le stesse potenze alleate, in primis gli Stati Uniti d'America, una parte degli apparati, che avevano costituito le strutture sia del regime fascista che di quello hitleriano, le recupera in qualche modo, non le figure più visibili, e le rischiera abbastanza rapidamente all'interno di quella che diventa nel giro di qualche anno la guerra fredda. C'è un rischierare e un riutilizzare, quindi diciamo gli stessi alleati non hanno perseguito fino in fondo i responsabili di questo. Lo farà lo Stato di Israele anni dopo, andandosi a prendere almeno i principali responsabili in giro per il mondo. Diciamo che Israele fu costretta
non aveva nessuna intenzione di andarsi a prendere il personaggio che poi ha processato, ma ci fu una sorta di, diciamo, dalla base è sorto un certo tipo di contrasto e quindi furono costretti ad andarsi a prendere Eichmann e poi processarlo. Fu un processo, ritiamo, abbastanza equo. Io l'avrei lasciato in vita, però, perché è molto più significativo per una persona stare in galera e pensare a tutto quello che aveva fatto, piuttosto che... Come è stato fatto dopo Norimberga, insomma, con quelli che... Sì, Norimberga, ecco, ne abbiamo parlato la volta scorsa, è il primo fenomeno che quando una guerra finisce il vincitore processa, non si vendica nei confronti del vinto, ma lo processa e denuncia quelli che sono stati misfatti che non appartenevano alla guerra, perché non vanno a denunciare il conflitto per come tale. Nasce la parola genocidio proprio a Norimberga. Certo. Sì, giuridicamente appunto. Nasce. Sì, sì, sì. Ecco, e con la difesa da parte di gerarchi che obbedivano a ordini ricevuti, sì. Quindi per la storia del diritto credo è un momento però molto importante. Però c'è una certa, diciamo, posizione di Pacelli, forse era anche l'età, nel 54 fa cardinale Stepinac. Stepinac è uno di quelli che conoscevano perfettamente, è croato e sapevano perfettamente dello sterminio dei croati. Però era stato processato da Tito, che gli avevano raggiunto una blanda, diciamo, carcerazione, poi lasciato libero di muoversi con una certa, diciamo, tranquillità, e quindi non se l'era cavata bene, ma... È una delle grandi figure controverse, appunto, anche il processo di beatificazione di Stepinac. Appunto è stato uno degli elementi di contrasto tra l'essersi trovato dentro tutta la tragedia della guerra, in collaborazione appunto con Pavelic, pensiamo all'anticomunismo di cui si parlava precedentemente, sì. E la figura come tale riconosciuta dal punto di vista del culto da parte del... Ma quella beatificazione di Stepinac fu anche fu data successivamente da Giovanni Paolo II. E fu un motivo per cui il Pope di Atene, quando il Papa andò in visita, disse lei non è ben gradito qui, perché c'era una memoria un po' difficile sul comportamento di questo che era un sacerdote, un monsignore, poi divenuto cardinale successivamente, dunque dopo il conflitto e poi santificato. Io capisco che c'è una tecnica, però diciamo che è un punto interrogativo non facilmente spiegabile. Ogni canonizzazione ha un significato anche politico e non soltanto religioso. Certo. Nel senso, nella proposta che viene fatta appunto del personaggio, ed è il problema per cui Pio XII non è ancora arrivato alla canonizzazione per un insieme di vari motivi, insomma. Cioè, sì. Ma dove l'elemento politico gioca un ruolo non secondario? Beh, ricordiamo che Pio IX fu santificato recentemente, no? Lì apriamo un altro capitolo. La perdita della memoria aiuta la santificazione. Certo, bisognerà dedicare altre puntate all'argomento, perché ci sono tante cose ma da dire. È stato un uomo che ha fatto talmente tante cose che è facile adesso criticare, ma bisogna... Io non vorrei essere stato al posto suo in quel contesto, in quel momento, e aggiudicare le persone a distanza di 100 anni o 80 anni, eccetera, non è semplice. E soprattutto nella consapevolezza che aveva del suo ruolo. Certo. Consapevolezza, quindi alla fine degli anni rimane molto solo. Rimane molto solo. Sicuramente. Pio XII. Oltretutto problemi anche di salute che avanzano in modo preoccupante, sicuramente frutto anche di forme di nevrosi, insomma quel singhiozzo terribile che lo perseguitò per molti anni. Si ma rimane parla una di, figura, di diventa tumore, quella figura ieratica, carismatica. Tumore all'esofago, e lì si apre un altro interrogativo. Come fu curato Pio XII. Che non si finirebbe più. Bene, bene, dobbiamo fermarci perché il tempo è scappato via. Allora io ringrazio il professor Giovanni Vianna, docente di storia del cristianesimo e delle chiese dell'Università Fosca di Venezia, per essere stato con noi. Grazie a padre Luciano Bertazzo.
grazie anche a lei di essere qua, docente di storia della Chiesa alla Facoltà Teologica del Triveneto. Adesso ecco, andiamo. Io propongo un invito, per la, sempre se siete disponibili, se la trasmissione vi piace, sull'enciclica di Francesco, fratelli tutti. Per la prossima settimana, venerdì, stessa ora. Stesso dibattito, stesso tono, quindi, e soprattutto io partirei dall'enciclica di Pio XI che è stata sospesa. Adesso con l'intelligenza che ha questo Papa e l'intelligenza che un certo tipo di politica ci consente, perché diventiamo intelligenti se c'è libertà, se no purtroppo abbiamo il cervello bloccato, mette fuori un'enciclica che è uno spaccato della situazione. Tra gli uomini. La più politica delle sue encicliche, dicono. Sì, certo, bene. Grazie. Allora, grazie ai nostri ospiti. Un attimo di pubblicità, ma torniamo subito. Allora, se le donne non fossero state discriminate dal maschio in tutti questi secoli, in questi millenni, la nostra società sarebbe come quella che stiamo vivendo? Ne parliamo tra poco.